Circana e consumi food service nei 5 maggiori paesi in Europa. Del mercato italiano parla Matteo Figura. Per la Simon Cooker, decisivo un rapporto qualità-prezzo Horeca in Trend con i dati del Beverage Horeca di febbraio. Horeca Short News è offerta da Skipper, il sapore naturale della frutta senza zuccheri aggiunti. Rai River, birrificio artigianale indipendente irlandese, presenta Rai River Irish Stout. Convera, la classe e acqua. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Horeca Channel Italia. Nella puntata di oggi parliamo di due specifiche indagini che riguardano il mondo del food and beverage. La prima è della società Circana, che ha indagato i consumi del food service nei 5 maggiori paesi in Europa: Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Dalla ricerca emerge che nel 2023 i consumi hanno toccato i 321 miliardi di euro, registrando un aumento del 4% rispetto al periodo pre-Covid, ma le visite complessive hanno registrato una diminuzione del 10% rispetto al 2019, un dato che nel nostro paese è più contenuto, meno 4%, quindi l'Italia meglio rispetto alla media europea. Secondo Circana, l'inflazione e la diminuzione del potere d'acquisto hanno spinto i consumatori a ridurre gli acquisti, orientandosi verso prodotti più accessibili e cercando promozioni più convenienti. Guardando al 2024, sempre nei 5 maggiori paesi europei, Circana stima una crescita. Il settore food service toccherà i 340 miliardi di euro. Tra i principali fattori di sviluppo spiccano la digitalizzazione, l'aspetto sociale e tutto ciò che riguarda il benessere e la salute. Vediamo ora più da vicino il mercato italiano, grazie ad un contributo di Matteo Figura, Executive Director di Circana Italia. Il mercato cresce in Europa con una media del 10% in termini di spesa destinata ai consumi fuori casa. L'Italia, così come gli altri paesi, è molto vicina a questa media, ma sono diversi invece i comportamenti di consumo relativi alle presenze fuori casa nei diversi paesi. Questo perché i consumatori in diversi paesi si adeguano in maniera differente a quelli che sono, diciamo, le strategie per far fronte all'aumento dei prezzi, al caro vita e al minor potere di acquisto. In questo caso l'Italia cresce al di sopra della media del mercato e noi prevediamo per quest'anno ancora un'ulteriore crescita. Tuttavia dobbiamo aspettarci dei tassi più moderati e più morigerati. L'anno del 2024 non è partito benissimo, ma fa anche il paio con due mesi del 2022 e del 2023 che sono stati molto molto forti. Tuttavia nei mesi a venire continuiamo a pensare ad una crescita per quanto riguarda l'Italia, che porterà il mercato a livelli prepandemici se non oltre, anche se con velocità più ridotte e meno, diciamo, familiari a quelle che sono le crescite a doppia cifra che abbiamo assistito, a cui abbiamo assistito negli ultimi trimestri. L'altra ricerca di cui parliamo oggi è stata realizzata da Simon Cooker, società globale di consulenza strategica, su un panel di oltre 200 società attive nel settore dei ristoranti, fast food e casual dining. I trend confermano che il 40% dei consumatori ha ridotto la frequenza dei propri acquisti a causa di prezzi meno attraenti. Per il 66% di questi, la riduzione del rapporto qualità-prezzo è stata una ragione determinante. Dallo studio emerge che circa il 50% delle aziende di ristorazione è ricorso ad aumenti di prezzo per preservare la marginalità, ma solo per il 33% la crescita dei prezzi è stata maggiore dell'aumento dei costi. Questo, dice Simon Cooker, a dimostrazione della fase di complessità che il settore sta fronteggiando. Complessità anche per il settore del beverage Horeca in questo primo bimestre del 2024. Online la nuova puntata di Horeca in Trend con i dati della società 4Mind. I progressivi a volumi di questo primo bimestre sono negativi, meno 2%. Nella puntata i contributi di Pierfranco Sini, direttore di Beverage Sardegna, e Luisa Romeo, amministratrice della Ingrosso Romeo a Catania. Bene, per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e a domani.